Con Stefano Lorenzi, regista della serie TV L'ora, Inchiostro contro piombo, su Canale 5 per 5 mercoledì dall'8 giugno al 6 luglio 2022. Ben trovato. Ciao ciao, ben trovato, anche a te, ciao ciao. Ce ne parli? L'ora è stato il primo giornale antimafia che nasce negli anni 20 con la famiglia Florio, poi durante la Seconda Guerra Mondiale diventa un giornale fascista come tutti i giornali dell'epoca perché era nel regime, e nel 1948 viene rilevato dal PC e nel 55 viene mandato un giornalista da Roma che è Nisticò, alias il nostro Nicastro, Claudio Santamaria, a dirigere il giornale per rivalorizzare un giornale, era tra l'altro un quotidiano del pomeriggio perché usciva alle 1 e questa era una particolarità unica perché gli altri giornali uscivano al mattino presto e quindi aveva un suo pubblico che aveva questo giornale fresco al pomeriggio. Nisticò arriva lì ed ha insieme al suo gruppo di lavoro una grande intuizione, che è quella di iniziare a mettere i nomi e cognomi dei mafiosi in prima pagina, quando allora la parola mafia era impronunciabile, e quindi iniziare a creare un racconto conosciuto a pochi o comunque di cui non si poteva parlare a un pubblico. E questa cosa qui ovviamente ha fatto sì che ci sia stato un attentato nel 1958 con una bomba, dove nessuno sa che la prima commissione antimafia è nata a seguito dell'attentato allora, e il giornale si fece conoscere in tutto il mondo. Poi lui è stato un innovatore perché a sua volta poi ha cambiato il formato del giornale, l'ha reso più piccolo, tipo tabloid, e ha iniziato, venendo lui dal Paese Sera, a mettere le fotografie, cioè le immagini, i racconti, le costruzioni, cioè ha reso visivo un modo di fare giornalismo che allora non era. Infatti poi più avanti, nel 1968 circa, ci sarà Letizia Battaglia che entra nel giornale stesso hanno scritto da Sciascia, Gottuso, ci sono stati tantissimi ospiti che arrivavano a Palermo e visitavano il giornale L'ora, Pasolini compreso. Ecco, insomma, per 20 anni la direzione di Nisticò è stata una direzione illuminata e è stato un esempio di giornalismo. E quindi noi con questa serie vogliamo celebrare l'inizio di questa avventura di Nisticò e speriamo anche che ce ne siano altre per andare avanti nel percorso della nostra serie e del racconto di questa storia. Ecco. Come era nato il progetto? 8 anni fa, se non forse di più, perché ormai ho perso il conto, perché avevo fatto un documentario, avevo incontrato alcuni giornalisti ancora in vita, alcune persone che avevano fatto parte, soprattutto delle generazioni future, non proprio di questa qui esattamente che raccontiamo adesso, e avevo incontrato anche i figli dei giornalisti che poi a loro volta avevano vissuto da piccoli la redazione. E lì è stata un'illuminazione, perché ho detto: ma questa potrebbe essere una serie bellissima, perché finalmente ribaltiamo il punto di vista. Cioè, finalmente non siamo più dalla parte dei cattivi, cioè con tutta la bellezza che può avere un Gomorra, un Suburra, però comunque siamo un po' abituati a stare dalla parte dei cattivi, perché i buoni sono più noiosi, sono anche meno affascinanti forse a volte, no? E comunque stare dalla parte dei buoni voleva dire essere Montalbano, il poliziotto di turno, queste cose. Ho detto: qua c'è una regionalità, c'è un giornalista, c'è Davide contro Golia, c'è la penna contro la pistola, c'è l'inchiostro, c'è il pensiero, no? La parola. E quindi mi è sembrato veramente quello che si definisce in gergo un iconcept, qualcosa che poteva sdoganare un modo diverso di raccontare un argomento visto e rivisto, che è appunto quello della mafia, e nel quale non avrei mai creduto di raccontare una storia. Io sono toscano, peraltro, di origine, però comunque ho un legame forte con la Sicilia. Quindi mi sono affezionato tantissimo all'idea, ho iniziato a svilupparla e devo dire che poi, insomma, abbiamo trovato un gruppo di lavoro stupendo, perché ci sono altri registi con me che sono stati bravissimi, Piero Messina e Ciro De Vilio, dove Piero poi ha impostato anche un po' l'idea della serie dal punto di vista registico, la sceneggiatura è stata scritta da Carlo Fava, Ezio Abate, Riccardo Degni, e la produzione è stata di Indiana, che è stata la prima produzione che ha creduto in questo progetto, e poi dopo successivamente è entrata Mediaset e delle coproduzioni estere. La cosa bella anche del progetto è che noi adesso usciamo dopo 2 anni dalla fine delle riprese, per varie vicissitudini, ma è stata venduta in tutta Europa, è già uscita in Germania, uscirà in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Benelux, quindi insomma è stata molto apprezzata, e questo è una cosa bella, ecco, insomma, che ci aggrada. Come hai deciso di strutturarlo?
Il percorso è stato lungo, lunghissimo. Inizialmente questa serie doveva farla Sky, poi Sky non ha proseguito nello sviluppo del progetto, poi è entrata invece Mediaset, con mio stupore, perché Mediaset aveva deciso per la prima volta di fare un progetto che era internazionale, era diverso rispetto alle cose che faceva prima. E quindi ci ha dato veramente una libertà totale e ci ha permesso di lavorare in un modo in cui non eravamo abituati a pensare Mediaset in questa modalità. E devo dire che è stato bello e devo ringraziare anche Cesarano, Salem, insomma, che hanno seguito la serie col cuore, ecco, pensando veramente alla libertà espressiva del prodotto. E tutto questo poi è stato il valore aggiunto di persone che sono entrate ed hanno messo il cuore nel progetto, da Claudio Santamaria, che ne è il protagonista, ma ci sono tantissimi altri attori di qualità. E devo dire che qua la cosa bella, appunto, per ribadire questo concetto, ci sono almeno 5 esordi che non hanno mai fatto lavori importanti o comunque da protagonisti, quindi abbiamo scelto questo, insomma, grazie anche a Piero e a Maurizio Mangano, che è il casting, dei volti nuovi, e questo è un altro valore aggiunto. Il prodotto ha goduto di una partecipazione emotiva da parte della troupe, da parte dei collaboratori, da parte di tutti, e per me è un orgoglio, perché l'idea che nasce così e poi vedere che comunque strada facendo si legano persone, appunto, come dicevo prima, da Claudio Fava, dallo stesso Ezio Abbate, che ha scritto Suburra e quindi si è divertito a fare quel ribaltamento che dicevo prima. C'è stato un clima veramente bello, e ecco, questo credo che si vedrà. Di tutta questa storia, cosa ti ha impressionato maggiormente? Io sono toscano e mi ricordo quando ero piccolo, e comunque si sta parlando degli anni Ottanta, anche in Toscana la parola mafia non si usava così molto con facilità. Insomma, era una parola che, se era possibile, era meglio evitarla da dire in pubblico. Pensare che queste persone l'hanno fatto nel 1958, nel luogo dove nasceva, dove c'è, e hanno osato mettere proprio le facce in prima pagina di Luciano Liggio, con scritto pericoloso, wanted, ricercato, lui. Cioè, un atto di coraggio, ecco, il coraggio, ma il coraggio quello vero, proprio dalla radice del cuore, no? Da cui arriva coraggio, cioè buttare il cuore al di là della barricata e ricercare la verità senza se senza mai. Ecco, quello che mi ha colpito è il grande esempio di giornalismo che ci sta dietro, cioè soprattutto oggi, ma poi c'è tutto un mondo, perché anche il racconto dei fotografi, che non è solo Letizia Battaglia che arrivò dopo, ma anche quelli che ci sono stati prima, che noi raccontiamo con un ragazzo molto giovane, sono la storia di due fratelli, uno di loro fa il fotografo, che è Giampiero De Concilio, e l'altro è Samuele Segreto. Lui che fa il fotografo, quando io andavo a intervistare le varie persone, sia per il documentario che poi dopo per la serie, tra cui i fotografi, ti raccontavano che all'epoca potevi fare uno scatto, e quello era. Eppure quegli scatti erano perfetti, in uno scatto solo raccontavano tutto il mondo di una vicenda. Oppure gli articoli dettati al telefono, Mauro De Mauro, che poi successivamente entrerà lui, tra l'altro un personaggio controverso, ma lì ti fa capire la mentalità e l'apertura di Nisticò, perché Mauro De Mauro era uno che aveva fatto parte della decima massa, e nonostante il giornale fosse un giornale del PC, lui capì che Mauro De Mauro era un talento vero che poteva mettersi al servizio e anche cambiare quello che era stato il suo percorso. E lui sparì, tutt'oggi non si sa che fine abbia fatto il suo corpo. E quindi cercare di includere questi personaggi che avevano anche una capacità, appunto, dicevo, Mauro De Mauro, di dettare un articolo al telefono con punteggiature e virgole, ed erano perfetti. Cioè, l'articolo veniva copiato da chi stava dall'altra parte e lo ribatteva a macchina, e l'articolo era perfetto, già della lunghezza giusta. Quindi c'era un'arte e un mestiere veramente bello, che noi cerchiamo un po' di restituire nella serie. Poi non tutto può arrivare, anche perché poi, insomma, a volte sono anche informazioni che io sento bellissime, ma capisco anche che sono a volte tecniche o di chi si è appassionato a una cosa. Però cerchiamo di restituire anche quest'arte, perché è un'arte, sia quella del fotografo di reportage, sia di chi scrive e fa giornalismo. La serie TV L'Ora, inchiostro contro piombo, su Canale 5 per 5 mercoledì dall'8 giugno al 6 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a uno dei registi, Stefano Lorenzi. A presto! Grazie.